Ho dunque compreso come le diverse discipline ed esperienze di insegnamento non dovevano essere intese come i prodotti di un supermercato e come etichette che tracciavano confini rigidi fra i saperi, ma piuttosto come delle strade che dovevano condurmi alla fine di questo percorso. I miei atteggiamenti, le mie convinzioni verso la lingua, la comunicazione, la cultura, verso i compiti di apprendimento e anche verso me stessa, in quanto persona e in quanto persona che impara, hanno influenzato i miei processi di insegnamento, permettendomi di mettere in atto delle strategie particolari. Le convinzioni verso l'apprendimento e l'insegnamento della lingua si sono gradualmente trasformate. Ciò è stato possibile attraverso una duplice osservazione, quella rivolta a me stessa come apprendente e quella rivolta all'insegnamento. L'insegnamento di una lingua, infatti, era da me inteso come processo di trasmissione di competenze linguistiche, finalizzate a rendere autonomo lo studente nell'interazione con i parlanti. Le lingue sono specchio delle categorie concettuali attraverso le quali quotidianamente interpretiamo, ordiniamo e diamo un senso alla realtà che ci circonda. La prospettiva rigida che avevo interiorizzato durante gli anni universitari è stata progressivamente soppiantata dal recupero della dimensione ludica, creativa e sociale del processo di apprendimento. Da sempre a studiare in solitudine, ho molto apprezzato l'apprendimento in gruppo. Apprendere in gruppo significa non solo essere ascoltata e quindi apprezzata e criticata, critiche costruttive e non valutative, ma anche l'edizione in presenza. La piattaforma ha consentito la condivisione del materiale didattico e degli strumenti bibliografici e mi ha dato la possibilità di confrontarmi con colleghi e docenti sui contenuti. Sono stata in lotta a riflettere su me stessa e sul mio modo di insegnare, valutandolo in relazione ai principi teorici appresi nel corso delle lezioni di linguistica acquisizionale, glottodidattica, pragmatica interculturale e pedagogia interculturale. Particolarmente interessante è stata l'escalation di autonomia e padronanza del mio apprendimento, dai primi moduli a distanza sino al tirocinio attivo, ultimo tassello che ha completato il puzzle delle esperienze maturate all'interno del master. Ho messo in pratica percorsi di autovalutazione grazie al supporto del modulo tessuto, che mi ha permesso di sviluppare in itinere capacità critiche e autocritiche. Il confronto con gli altri colleghi attraverso il forum interattivo è stato un preziosissimo elemento di raccordo generale tra le parti. Ci siamo supportati e valutati a vicenda e questo penso sia stato positivo, oltre che utile.